sobria, pratica ed efficiente. La nuova Skoda Octavia si dimostra ancora una volta un'auto tanto pragmatica quanto razionale. Ormai da anni al vertice delle classifiche delle auto più vendute in Europa, la Octavia è senza ombra di dubbio una delle grandi best seller di casa Skoda. Un modello che nel corso degli anni è riuscito a portare non poca legna al bilancio del brand boemo e del gruppo Volkswagen, soprattutto grazie alla variante Station Wagon, che è proprio quella che abbiamo in prova oggi. Reduce da un recentissimo restyling che abbiamo avuto modo di scoprire in anteprima nel video che trovate qui sopra, la quarta generazione dell'Octavia punta, come le generazioni precedenti, su un design sobrio, tantissima praticità e una generale qualità costruttiva che non ha nulla da invidiare a quella di marchi ben più blasonati e, diciamocelo, anche più costosi. Nonostante la fedeltà a questo pedigree, la nuova generazione dell'Octavia ha subito una serie di miglioramenti, soprattutto al sistema di infotainment e di sicurezza alla guida, unito all'impiego di materiali sostenibili e a fari LED più potenti rispetto al passato. Una serie di novità che avremo modo di scoprire all'interno di questo video, portando questa gettonatissima Station Wagon in strada. Andiamo! Rispetto ai modelli precedenti, la nuova Skoda Octavia ha subito pochi ma mirati ritocchi estetici, capaci di intervenire più che sullo stile, sulla sicurezza di driver e passeggeri. Dettaglio decisamente da non sottovalutare. Il più grande punto di rottura con il passato è presente nel frontale, con una griglia più ampia e un paraurti ridisegnato che incapsulano il nuovo corpo fari full LED disponibile di serie. I fari a LED Matrix di seconda generazione sono invece disponibili come optional per gli allestimenti Selection e Sportline, mentre sono compresi nel prezzo nei modelli top di gamma RS. Questo sistema, grazie ai suoi 36 segmenti Matrix, 12 in più rispetto alla versione precedente, garantisce un aumento dell'emissione luminosa e una schermatura ancora migliore dai fari provenienti dalle altre auto che incontriamo lungo la strada. A garantire una migliore visibilità anche per chi ci sta dietro ci pensano le nuove luci posteriori, full LED e incluse di serie, proprio come il corpo fari anteriore. Parlando di dimensioni, questa serie di aggiornamenti stilistici ha portato una piccola modifica solo alla lunghezza della nuova Skoda Octavia, che ora sfiora i 4,70 m, 9 mm in più rispetto al passato. Invariati invece la larghezza di 1,82 m e un'altezza poco sotto il 1,50 m. Un'altra parola chiave della nuova Skoda Octavia è sostenibilità. Sedili, cruscotto, pannelli delle portiere sono infatti rivestiti o integrati con materiali parzialmente o totalmente riciclati. Oltre ad avere un occhio di riguardo per l'ecologia, la più grande novità presente a bordo di quest'auto è l'ampio schermo da 13 pollici centrale, il più grande mai visto su questo modello. Accoppiato al Virtual Cockpit da 10 pollici, il touchscreen dell'Octavia è sia compatibile con Apple CarPlay che con Android Auto. Un'altra novità relativa al sistema di infotainment è l'introduzione dell'intelligenza artificiale, integrata all'assistente vocale Laura, attraverso un chatbot basato su ChatGPT, in grado di permettere conversazioni più naturali e risposte più articolate, migliorando ulteriormente l'interazione uomo-macchina. Oltre all'infotainment, il sistema operativo dell'auto interviene anche nell'ambito della sicurezza, con l'assistente per l'attenzione e la stanchezza del driver, già visto su modelli come la Superb e la Kodiaq. Questo sistema monitora il comportamento del conducente attraverso un algoritmo capace di riconoscere la disattenzione a breve e a lungo termine, dovute rispettivamente alla distrazione e alla stanchezza del driver. Se il sistema conclude che il conducente è stanco, attiva avvisi visivi e sonori nel virtual cockpit, divisi in tre livelli: raccomandazione, avviso ed escalation. Oltre a tutto questo, la nuova Octavia dispone di una lunghissima serie di sistemi di assistenza alla guida, tra i quali si possono annoverare l'Adaptive e Predictive Cruise Control, il Lane Assist, il Traffic Jam Assistant, l'Intelligent Park Assist e il Side Assist. Davvero notevole il bagagliaio tra i più capienti della categoria, che dai 640 litri iniziali può espandersi fino a 1700 litri con i sedili posteriori abbattuti. Oltre a questo, gli interni della nuova Octavia vengono resi ancora più pratici e modulari da una serie di ganci, occhielli e botole per il carico passante con i quali assicurare al meglio i bagagli e qualsiasi altro tipo di attrezzatura.
Nonostante Skoda sia un brand restio a gettare la spugna sui motori endotermici, decisione rimarcata dalla grandissima varietà di benzina e diesel presenti in gamma, la nuova Octavia presenta comunque un buon vivaio per quanto riguarda le motorizzazioni ibride. Il modello che abbiamo in prova è infatti dotato di un motore mild hybrid da 1,5 litri in grado di sviluppare 115 cavalli, disponibile anche in una versione più potente da 150 cavalli. Un motore decisamente versatile, capace di dosare docilmente la potenza sia in autostrada, il regno naturale dell'Octavia, ma anche in città. Nonostante dia il meglio di sé alle andature rilassate, il motore mild hybrid della nuova Skoda Octavia risulta comunque bello reattivo, soprattutto grazie al cambio DSG a doppia frizione, che in caso di necessità chiama a raccolta i cavalli in maniera decisamente brillante. Un brio, uno spunto molto utile soprattutto durante le fasi di sorpasso o quando dobbiamo smammare dagli incroci più trafficati del centro città nella maniera più veloce possibile. Un'efficienza delle prestazioni che si riflette in seconda battuta sui consumi che, stando a quanto dichiarato dalla casa, si aggirano per il modello mild hybrid che abbiamo avuto in prova intorno ai 5 litri ogni 100 km. Sobria, pratica ed efficiente, la nuova Skoda Octavia si dimostra ancora una volta un'auto tanto pragmatica quanto razionale. Valida alleata per la vita di tutti i giorni, questo mezzo è in grado di unire un design pulito, una vasta abitabilità interna a consumi amici delle nostre tasche. Un mezzo adatto a coprire lunghe distanze con tutti i comfort del caso, per trasferte di lavoro, ma anche per semplici weekend fuori porta. E voi cosa ne pensate della nuova Skoda Octavia Wagon? Fatecelo sapere nei commenti e se volete rimanere aggiornati su tutte le ultime notizie di Fleet Magazine, ricordatevi di seguirci sui nostri canali social.